Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Scusate sempre per la voce, ma purtroppo ancora va così. A quanto pare non è solo Chiara d'Alessandro ad ammalarsi quando ci si prende cura dei propri cari. Succede anche a noi poveri comuni mortali. Vabbè, ma oggi non siamo qui per parlare della nostra Chiarona nazionale, ma di Giuseppe Olotrop. Vi dico subito che è uscito un particolare su questa vicenda, quindi fate bene attenzione. Allora, tutti ormai saprete delle condizioni di salute di Veronica, anzi, di quelle che erano le sue condizioni, visto che a quanto pare sembra essersi ripresa fortunatamente. È uscita dall'ospedale dopo un lungo ricovero a causa di una grave polmonite, se non erro, o una grave bronchite, una cosa del genere, ora non ricordo perfettamente. E Giuseppe lo già qualche tempo fa venne criticato aspramente per il suo modo di fare, ossia prometteva ai suoi utenti un video o una live per aggiornare sulle condizioni di Veronica e puntualmente questo video non veniva pubblicato. Oppure dava un orario per aprire una live, ma non si presentava o la apriva a tarda notte e puntualmente questa veniva cancellata perché lui nella chat leggeva dei commenti di alcuni fake che lo provocavano, dava di matto e quindi toglieva tutto. Noi quindi lì restavamo tutti senza avere notizie di Veronica e se qualcuno chiedeva, lui rispondeva: ho già parlato troppo. Poi ogni volta se ne usciva con la scusa che era svenuto, ecco perché non si era presentato in live, oppure diceva di non essere stato bene. Il vizio, però, a quanto pare non gli è passato perché 4 giorni fa ha postato un messaggio sia in community sia su Facebook dicendo: stasera ore 21 farò sapere cosa è successa ancora. Buon pomeriggio a tutti e tutti, troppo. Nei commenti quindi i suoi utenti affezionati sono tutti preoccupati e iniziano a chiedere logicamente cosa fosse successo nuovamente, come stesse Veronica, e lui risponde dicendo che la sfiga li sta perseguitando, che Veronica non sta bene e è una cosa grave, ma che dirà tutto la sera. Arrivano le 21 e come al solito niente live, niente video. E solo successivamente viene pubblicato un altro post dove scrive: scusatemi, ma esce domani pomeriggio il video. La storia si ripete e non viene pubblicata ancora nessuna notizia di Veronica. Qui quindi tutti gli utenti iniziano ad arrabbiarsi perché giustamente si sentono presi in giro, accusandolo per l'ennesima volta di essersi preso gioco di loro, che non è quindi un bel comportamento quello che sta avendo, e lo accusano di voler lucrare su questa situazione, quindi di voler creare suspense per avere più spettatori, quindi più soldi. Viene anche rimproverato perché sta cancellando diversi commenti e a quel punto gli scrivono che come ha tempo di togliere i commenti, avrebbe avuto anche tempo di scrivere anche solo un post per dare aggiornamenti sulla situazione di Veronica, che non era necessario a questo punto pubblicare un video. E qui ragazzi, io sono pienamente d'accordo. Ma dico, Giuseppolo, se davvero tu hai intenzione di condividere con loro quello che sta accadendo, cioè, ma tu 5 minuti li trovi per scrivere un post? Non è necessario fare un video per monetizzare sulla salute della donna che dici di amare, ma penso che più che altro è una dimostrazione di rispetto per chi ti segue ed è veramente un pensiero per questa ragazza, tutto qua, quindi mettiti un po' nei panni dei tuoi utenti. Vabbè, quindi lui per altri 2 giorni sparisce, non si hanno notizie di Veronica e solo ieri quindi si decide a pubblicare questo famoso video. Si scusa per il suo comportamento, dice di aver cancellato qualche commento perché non gli è piaciuto e ci racconta che la settimana scorsa erano in strada e Veronica ha avuto una forte crisi epilettica. Ha
A quanto pare si è rotta i denti dell'arcata inferiore, ecco quindi perché non la farà vedere. Dice di smetterla con i commenti sarcastici che dicono che lui non si è fatto vivo perché è svenuto, perché aveva bevuto, perché lui ormai ha cambiato stile di vita, si è rimesso in riga, non beve e non fuma più. Io, Giuseppe, veramente me lo auguro davvero, guarda, per te soprattutto. Si lamenta poi, che nessuno gli chiede mai come sta lui, ma che tutti domandano solo di Veronica. Ma io dico però, Giuseppolo, ma è ovvio che, ti viene chiesto di Veronica, cioè quella ragazza fino a 20 giorni fa era in ospedale intubata, detto da te, e lottava tra la vita e la morte, cioè è normale che ti venga chiesto sempre di lei, anzi tu secondo me dovresti esserne anche contento, ma invece. Comunque lui aggiunge che Veronica sta migliorando, che deve fare delle visite, tutto qua, non è successo niente di grave. Cioè io veramente ragazzi, io non ci capisco più nulla. Cioè non è che questa non sia una cosa grave quello che è capitato a Veronica, anzi poverina, ma però penso, no? Ma non potevi direttamente scriverlo in due righe senza creare tutto questo polverone, senza far passare giorni e giorni a far impensierire le persone che vi vogliono bene. Cioè, boh, io senza parole veramente, non lo so. Poi aggiunge che durante delle visite hanno trovato a Veronica un'ernia alla schiena e i dottori le hanno consigliato di mettere un busto, ma ora devono vedere come prenderlo perché a quanto pare a Veronica è stata sospesa anche la pensione di invalidità che aveva. E nei commenti gli viene chiesto il motivo di questa sospensione e lui dice che deve rifare la nuova visita. Quindi, ragazzi, sicuramente Veronica ha saltato la visita per il rinnovo dell'invalidità, quindi è una cosa momentanea. Gli scrivono anche di rivolgersi agli assistenti sociali. Lui risponde che hanno chiesto aiuto, ma che se ne fregano altamente di loro e stanno prendendo altre strade. Boh, Giuseppolo, io non voglio farti la predica, ci mancherebbe, cioè, ognuno della propria vita fa ciò che vuole, la gestisce come meglio crede, per carità, ma però penso, non sarebbe ora che a 40 anni suonati ti cercassi un lavoro, ma anche il più umile possibile che riesca a farti guadagnare, ma non solo soldi, ma anche un po' di gratificazione personale, anche un lavoretto, che ne so, che ti tenga impegnato solo qualche ora nella giornata. Cioè, se ti rivolgi al comune, credo che possano aiutarti in questo. Ma poi una volta non dicesti in qualche video precedente che prendi anche il reddito di cittadinanza, cioè insomma tra il tuo reddito e tra la pensioncina di Veronica credo che, non dico che navigate nell'oro, ma che potete vivere dignitosamente, invece siete sempre lì a chiedere la carità, a chiedere aiuti, cioè io non voglio giudicare per carità, però mi sembra davvero irrispettoso per chi non sa davvero dove sbattere la testa a fine mese. Voi almeno un sussidio dallo Stato lo avete, cioè boh, io la penso così. Ieri sera poi ho dato un'occhiata al video di Ciccio, e fa notare una cosa. Allora lui diverse volte ha invitato gli utenti a non mandare nulla a queste persone. Dice di avere del materiale in mano che però non può mostrare, ma di chiamare a questo punto qualcuno che possa aiutarli invece di spedire pacchi o mandare donazioni. Ha aggiunto anche un particolare, dice che proprio ieri, se non sbaglio, gli è arrivata una foto, di Veronica che era a chiedere l'elemosina. E quindi non è assolutamente vero che non sta bene. Ma sarà che due ci stanno marciando sopra? Io spero vivamente di no. Sarebbe veramente una cosa non squallida di più. Cioè, solo per fare pietismo, arrivare a tanto, a me sembra assurdo.
Ragazzi, io non so se queste cose che ha raccontato Ciccio siano vere oppure no, però di certo per parlare così qualcosa saprà. Lui mi è sempre sembrato una persona a posto, non un fanfarone, sinceramente. Però, come si dice, manca carta canta, quindi non possiamo andare oltre. Io mi auguro solamente che non sia così. Vorrei solo dire a Giuseppolo che io non ce l'ho assolutamente con lui, anzi, perché ragazzi, purtroppo capisco che qui ci sono proprio dei grandi problemi alla base. Però ecco, io credo che con un po' di impegno, tutto si può cambiare nella vita. Basta solo volerlo realmente. Basta veramente, Giuseppolo, un pizzico di buona volontà. E ti chiedo soprattutto di non prendere in giro i tuoi utenti. Io leggo diverse persone che sono realmente affezionate a voi, che ci tengono molto. A volte veramente difendono anche l'indifendibile. Quindi non prenderti in gioco di loro, per favore. Allora, ragazzi, il video termina qui. Io vi aspetto come sempre nei commenti. Mi raccomando però, non offendete, non mi va di rimuovere i commenti, è proprio una cosa che odio. In questo caso, vi chiedo un po' di tatto in questa situazione. Un'opinione può essere espressa anche con parole educate, quindi senza esagerare, senza essere offensivi. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Baci!